Sindaco, qual è la situazione a Casoli per quanto concerne l'emergenza coronavirus? Ma per quanto riguarda l'emergenza, noi abbiamo 11 casi conclamati, di cui 6 in ospedale e 5 in residenza domiciliare. E focolai che sono venuti dagli ospedali fondamentalmente, ed è proprio per questo che dobbiamo avere percorsi molto separati tra Covid e non Covid. Di qui la cittadinanza sta rispettando veramente con semplicità e con correttezza le ordinanze regionali, le disposizioni nazionali. Noi siamo consapevoli di questa situazione di emergenza che deve essere rapportata con responsabilità, e i cittadini di Casoli, li voglio ringraziare pubblicamente, si stanno comportando a dovere. Il nostro presidio sanitario è a servizio della cittadinanza e dell'intero territorio. Non abbiamo ad ora casi attivi sul PTA del territorio, anzi vi posso dire che nell'anno 2019 abbiamo erogato circa 172.000 prestazioni tra PTA e distretto sanitario di Basso, che sommati anche al distretto sanitario di Lama dei Peligni e di Torrecella Peligni arriviamo a circa 250.000 servizi per i cittadini. È proprio per questo che noi siamo consapevoli che, siccome le altre patologie non passano, dobbiamo potenziarli questi presidi territoriali affinché si possa dare risposte alle altre patologie che diventano più complesse e diventano più aggressive nel momento in cui c'è la prestazione Covid separata dalla prestazione non Covid, che deve rimanere separata. I giorni scorsi 24 sindaci del comprensorio della Val di Sangro hanno inviato una lettera aperta ad enti ed istituzioni per chiedere cosa, Sindaco? Ma sicuramente per dire che non è il momento di fare polemiche, non è il momento di contravvenire, ci sono stati degli errori, ci sono e ci saranno sempre degli errori di scelte, ma adesso siamo in un momento di straordinarietà, non stiamo affrontando l'ordinario, non possiamo programmare le attività sanitarie ordinarie in un periodo di straordinarietà, ed è proprio per questo che noi abbiamo voluto parlare a cuore aperto un po' a tutti e sapere che bisogna fare un lavoro di squadra, che bisogna rispettare chi ha l'onere del comando e allo stesso tempo poter rispondere a questo momento straordinario, a questa pandemia, con strumenti straordinari. Poi ci sarà il momento in cui bisognerà riprogrammare, e nella riprogrammazione abbiamo capito qual è l'importanza dei presidi ospedalieri, abbiamo capito qual è l'importanza del territorio, abbiamo capito dell'importanza delle specificità e abbiamo voluto dire questo: oggi rispondiamo all'emergenza, domani programmiamo le responsabilità e programmiamo soprattutto i bisogni dei cittadini.